La spigolatrice di Sapri di Luigi Meccantini. Erano 300, erano giovani e forti. Erano 300 e sono tutti morti. Erano 300, erano giovani e forti. Erano 300 e sono tutti morti. Si potrebbe ironizzare sui 300 giovani e forti della spigolatrice di Sapri, ma porta male, perché erano giovani e forti ma morirono, quindi lasciamo perdere. E tuttavia come si fa a restare seri dinanzi alla nuova idea contiana di una task force di 300 persone per seguire tutta la pratica del Recovery Fund? Un battaglione più che una task force, un'armata a cavallo, un corpo di fanteria, una corazzata pesante, uno stormo di aviatori, uno squadrone di schermitori, un settimo cavalleggeri, una carovana di cowboy, un reggimento napoleonico, uno stuolo di kamikaze. Insomma, per dirla con la fulminante sintesi di Carlo Calenda, un'idea demenziale. Si pensava l'Italia finalmente immune dalle task force governative dopo la lugubre esperienza della prima pandemia? Ricordate? Quando corsi e ricorsi vennero messe in piedi diverse strutture che nell'insieme arrivavano proprio a 300 elementi. Deve essere una fissazione o un tic psicologico del nostro Premier. La Lucia Azzolina si fece affiancare da ben 123 dirigenti, seguita dalla oscura ministra Paola Pisano con 76. Scrivemmo sull'inchiesta della famosa azione parallela dell'uomo senza qualità di Robert Musil, grandioso emblema del ginebraio burocratico esistenziale della Finis Austria. E invece qui siamo proprio nella realtà dell'Italia della pandemia. Un'Italia che in effetti, come l'impero asburgico d'inizio Novecento, ha qualcosa di terminale, di estremo, di post-politico, con un governo che chiama continuamente gente, gente, gente a dare una mano, salvo poi scoprire che laddove la gente serve davvero non c'è nessuno. Ed è in questo paradossale squilibrio che si tira innanzi, come disse Amatore Scesa, andando incontro all'inevitabile patibolo e sperando nello stellone italico. Sopra i 300 ci dovrebbero essere, non si è ancora capito bene, sei grandi manager novelli Vittorio Colao, ma questa volta muniti del potere, ma anche qui non si è capito bene, non solo di redigere un fantastico piano con destinazione Cestino, come è accaduto all'ingenuo ex capo di Vodafone. Chi saranno questi sei? Si vedrà. Immaginiamo tutta gente solida e senza ombre di conflitti di interessi, sperando che capiscano la politica, perché la partita del Recovery Fund è tutta politica. Dove investire, perché, con quali ricadute sociali e quanto ritorno non solo economico potrà derivare dalle scelte. Tutto questo è politica, signori manager, e non sappiamo dove e come attingerete uno straccio di mandato per operare le vostre scelte. Certo, al vertice della piramide ci saranno tre politici, Giuseppe Conte, Roberto Gualtieri e Stefano Patuanelli, l'unico mezzo riformista dei 5 Stelle. E poi c'è Enzo Amendola, migliore attore non protagonista, che guida il CIAE, sigla disneyana che significa Comitato Interministeriale per gli Affari Europei. E gli altri ministri? Boh, forse manderanno WhatsApp ai manager e al triunvirato CGMP, Conte, Gualtieri e Patuanelli, o forse da questi intrecci nasceranno conflitti e contrasti. C'è da sperare che il Parlamento e l'opinione pubblica riescano a raccapezzarsi nel grande meandro del Recovery Fund e che l'avvocato guidi la carica dei 300 con mano ferma. Ed è proprio difficile non sorridere a questa immagine, ma quest'è, come dicono a Napoli, e forse avranno ragione loro, più siamo e meglio stiamo. Erano 300? Erano giovani e forti e sono morti? Me ne andavo al mattino a spigolare, quando ho visto una barca in mezzo al mare. Era una barca che andava a vapore? E alzava una bandiera tricolore? All'isola di Ponza si è fermata, è stata poco e poi si è ritornata? Si è ritornata. Ed è venuta a terra. Scese con l'armi e a noi. Non fece guerra? Erano 300? Erano giovani, erano forti e sono morti? Erano 300. Erano giovani e forti. E sono morti.